Allora, siamo con Antonio Zimbone, questa sera parte questa esposizione di queste fotografie, quindi si racconta Catania a Scicli, si racconta dell'Etna attraverso questi scatti. Intanto quando sono stati realizzati questi scatti? Gli scatti sono stati realizzati tra il 2011 e il 2012. Quello che possiamo vedere su questa mostra sono diverse immagini dell'Etna, in cui si rappresenta gli aspetti paesaggistici annuali che vanno dall'inverno all'estate alla primavera, quindi possiamo vedere diciamo un aspetto naturalistico dell'Etna, dove non mancano anche alcuni scatti delle eruzioni che ci sono stati prevalentemente nel 2012. Lei ha fotografato l'Etna, ma penso che comunque ha avuto il piacere di fotografare altre parti della nostra Sicilia. Che cosa le piace della nostra terra? Beh, sicuramente il paesaggio, un paesaggio unico, a volte contraddittorio. Molto bello andare a scoprire angoli dove il turista non va, quindi gli aspetti un po' più selvaggi, diciamo più wild. Comunque non mancano, oltre ai paesaggi, anche le bellezze naturalistiche, come per esempio Scicli, il barocco siciliano. La Sicilia è un importante luogo da un punto di vista culturale e naturalistico, a livelli sia nazionali che addirittura mondiali. Lei ha ricevuto l'onorificenza AFI come artista fotografo.